Arezzo ha onorato come ogni 10 febbraio il giorno del ricordo, la giornata in memoria delle vittime delle foibe dell'esodo italiano dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. La cerimonia si è svolta in Largo Martiri delle Foibe in via Petrarca con la deposizione di una corona d'alloro da parte delle autorità civili, militari e religiose. È un fenomeno dello scorso secolo per troppo tempo dimenticato. I nostri cittadini italiani vennero infoibati e vennero martirizzati per un, senza entrare in polemica politica, ma per un problema politico vero, di carattere europeo, gestito come si gestivano in quegli anni i conflitti territoriali. Purtroppo chi ne fece la spesa fu un pezzo d'Italia e molti italiani, quindi a loro va il nostro ricordo. Noi abbiamo in diocesi nostra le suore del Sacro Cuore di Fiume che sono a Terontola e sono una piccola comunità preziosa perché hanno fatto, sono 50 anni che fanno asilo a accogliere i nostri bambini. Sono le storie dei miei preti quando ero bambino, del mio vescovo amato Ugo Camozzo e le storie anche del mio predecessore che fu vescovo di Pola e poi diventò arcivescovo di Spoleto. Quindi ci sono coinvolto per queste storie che sono come di famiglia, perché la Chiesa è una famiglia e non si può rimanere indifferenti di fronte alle sofferenze degli altri.